Al Paladin Martin di Monte Silvano sono stati presentati i calendari dei vari campionati abruzzesi. La cerimonia è cominciata a chiusura di un altro momento importante per la LND, ovvero l'elezione del consiglio direttivo del comitato regionale. Presenti 216 società, la nomina è avvenuta nel corso dell'assemblea ordinaria elettiva del comitato abruzzese. Un altro quadriennio permetterà a Concezio Memmo di continuare il lavoro portato avanti negli ultimi anni. Insieme al presidente sono stati eletti 7 componenti del consiglio direttivo del comitato: Fabrizio Ciavatti, Mauro Bassi, Levantino Cianfarano, Antonio Marini, Walter Pili, Giovanni Sorgi e Massimo Valà. Riconfermata Laura Tinari come responsabile del calcio femminile e Vittorio Salvatore per il calcio a 5. C'è stata una presenza superiore all'80%, quindi significa che le società hanno colto questo momento importante, quello dell'assembleare e quindi quello della vita dell'associazione. E poi sinceramente io non mi aspettavo, per carità, mi aspettavo un buon consenso, però l'unanimità mi dà veramente tanto stimolo in più, tanto senso di responsabilità che comunque abbiamo sempre avuto in questi anni, però a questo punto, con questo tipo di votazione, non solo a me ma anche alla mia squadra, hanno determinato un ulteriore senso di responsabilità. E c'è da lavorare tanto sul settore giovanile, sull'impiantistica, sulla digitalizzazione e poi soprattutto, non mi stuferò mai di dirlo, soprattutto su quello che è il capitale umano. È una stagione importante perché vede una doppia riconferma. Oggi qui a capo del calcio femminile abruzzese e 20 giorni fa come presidente della divisione Serie B femminile. Un impegno quindi costante e sempre maggiore. Le novità sono una doppia squadra professionistica che entra nel settore femminile, soprattutto con la prima squadra, un campionato sempre più giovane, una rappresentativa sempre all'altezza delle sfide che la aspettano e anche un'altra grande novità vi riguarda, perché ogni turno, ogni settimana ci sarà un anticipo al sabato con una gara che andrà in diretta sulla vostra rete e in streaming.